Questo sarà forse l'unico video in cui non mi sentirò a disagio per l'apparecchio. Ciao e benvenuti! Se questo è il primo video che vedete fatto da me, io sono Chiara, faccio video sull'organizzazione, sul fai da te, sul lifestyle, anche video a caso, insomma, a seconda di quello che mi frulla nella testa, tipo questo. Perciò provate a dare un'occhiata anche a qualche altro video, se vi dovesse piacere, pensateci e iscrivetevi al canale nel caso. Detto ciò, arriviamo al dunque, ossia al motivo per cui avete cliccato su questo video. Allora, vi dico subito che io ho già fatto un altro video sulle 5 cose che secondo me sia chi ce l'ha sia chi non ce l'ha dovrebbe sapere sull'apparecchio ortodontico. Questo invece è un video legato esclusivamente alla mia esperienza personale. Scusate se ogni tanto la luce cambia. Comunque, volevo puntualizzare questo. Detto ciò, iniziamo subito. Allora, vi dico il motivo per cui ho messo l'apparecchio. Allora, non è stato il classico motivo del dover raddrizzare i denti. Anzi, se andate a vedere qualche mio video passato, prima che lo mettessi, i miei denti si vedono, erano dritti, però io avevo un altro grossissimo problema, probabilmente più grosso rispetto al puro e semplice fattore estetico, che era quello dell'articolazione. Esattamente qua dietro. Io ogni volta che aprivo la bocca sentivo uno schiocco, che fosse per parlare, che fosse per mangiare, non cambiava niente. Io aprivo e chiudevo e c'era sempre questo brutto schiocco che nel tempo è andato a peggiorare sempre di più. Tant'è che considerate, io erano 3 anni che valutavo l'idea di mettere l'apparecchio e solo verso la fine di questi 3 anni mi sono trovata quasi costretta perché il problema stava veramente peggiorando al punto che così durante una conversazione normale capitava che sentissi lo schiocco e fosse talmente forte che la mandibola partisse. Ora sembra tanto una cosa da cartone animato, però sì, la mandibola si spostava così orizzontalmente e i denti di sopra e di sotto sbattevano, quindi oltre al rischio di rovinarli, mi facevo anche male e in una di queste occasioni ho anche scheggiato un dentino, poverino. Perciò sì, assolutamente l'anno scorso ho avuto questa esigenza di dover mettere l'apparecchio ortodontico. Voglio dire anche questa cosa. So che ci sono tante persone che hanno il mio stesso problema, però non tutti hanno bisogno dell'apparecchio ortodontico. C'è chi può risolvere tranquillamente con un bite. Ora, il mio schiocco in particolare era dovuto non solo alle articolazioni, ma al fatto che avessi un morso incrociato e un morso abbastanza profondo. Perciò, prima di poter risolvere un problema così con un bite, c'era la necessità di mettere l'apparecchio ortodontico proprio per fare in modo che i denti di sopra e di sotto combaciassero e chiudessero bene. Tra l'altro, non vi ho detto, erano anche appunto un po' storti, nel senso che se voi prendete una matita, in teoria, bocca perfetta, che ovviamente la perfezione è relativa comunque, dovrebbe essere l'allineamento dalla punta del naso, spazio tra denti superiori e spazio tra denti inferiori. Il tutto dovrebbe appunto stare sullo stesso asse. Io avevo, ancora tuttora, c'è cioè proprio la differenza di 1 mm, i denti in basso spostati più verso sinistra rispetto a sopra. Ora, niente di eccessivamente visibile a occhio nudo, vi ripeto, perché comunque i denti apparivano dritti. Se andate a vedere i miei video precedenti non noterete chissà quale stortura. Anche se vi devo dire, io ogni tanto, rivedendomi durante il montaggio dei video, mi veniva da pensare in alcune occasioni che avessi tipo nemiparesi, perché questa parte andava un po' di sbieco. Vabbè, detto ciò, sì, ogni caso è a sé. Se sentite questo schiocco e se lo prendete in tempo, probabilmente potreste risolvere semplicemente con il bite, ossia delle mascherine che vengono modificate in altezza e larghezza proprio per
permettere una masticazione adeguata, quindi regolare proprio il movimento. Vi dico adesso perché ho scelto l'apparecchio ortodontico fisso, quello classico, quindi questo che si vede, è evidente. Ora vi dico, innanzitutto che differenza c'è e che possibilità avevo io di scelta. Io potevo scegliere tra questo, tra l'apparecchio sempre così fisso, evidente, però con i bracket trasparenti, quelli in ceramica, e poi avrei potuto scegliere anche l'Invisalign. Per chi non sapesse cosa sia l'Invisalign, credo che comunque tutti lo sappiano, è quell'apparecchio che si presenta sotto forma di mascherine trasparenti che vanno cambiate ogni tot di tempo. Allora, innanzitutto perché non ho scelto l'Invisalign? Ah, vi dico anche che appunto questo qua non tutti lo possono mettere, è a seconda dell'esigenza, perciò sì, se pensavate di mettere quello dovete comunque fare prima il controllo e vedere se il dentista vi dà il via libera. Dicevo, perché non ho scelto quello? Quello l'ho proprio scartato a priori, uno perché ha costi veramente esorbitanti, due perché i tempi si allungano molto rispetto all'apparecchio classico. L'apparecchio classico è quello che ha i tempi più brevi e il mio obiettivo è appunto quello di toglierlo il prima possibile, quindi sicuramente quello l'avrei scartato. Poi c'è anche il fatto che dovete regolarvi voi con quello, nel senso lo potete togliere anzi lo dovete togliere quando mangiate, non lo potete togliere mi sembra più di 2 ore al giorno. Insomma, se siete veramente costanti va bene. Se avete la tentazione ogni tanto di non metterlo, quello non va bene. Detto ciò, perché non ho messo invece quello in ceramica, quello trasparente? Allora, quello diciamo che come tempistiche è più o meno simile al mio, almeno per quanto mi hanno spiegato. La differenza però sta nel fatto che oltre ai costi superiori è molto più fragile. E se voi lo rovinate, staccate un bracket, si spacca il bracket, eccetera, i tempi si allungano. Perciò alla fine si metti sulla bilancia quello più, tra virgolette, efficace, ma alla fine ovviamente se fate il trattamento sono efficaci tutti, però quello più economico e quello che richiede meno tempo è sicuramente questo, quello che ho scelto io. Qual è il contro di questo apparecchio? Il contro di questo apparecchio è che, essendo evidente, può creare disagio. Io mi sono detta, vabbè, lo devo tenere, ecco, questo non ve l'ho detto, lo dovrò tenere tra l'anno e i 15 mesi. Considerando che l'ho messa a dicembre, sono più o meno a metà percorso. Perciò, non essendo molto tempo, mi sono detta: beh, che me ne frega se mi sento a disagio per un annetto. E poi tutti mi dicevano: ma tanto ti ci abituerai, sarà come non averlo più, non ci farei più caso, eccetera, eccetera. Invece io vi dico che a distanza di tutti questi mesi io assolutamente non mi ci sono abituata, non lo sopporto, sto avendo anche forse la crisi di mezzo percorso e veramente mi causa tanto tanto disagio e non è un disagio normale, vi dico, perché ad alcuni magari dà proprio fastidio il giudizio degli altri, delle persone. Io invece sono veramente autolesionista e mi distruggo da sola, tant'è che ho difficoltà a guardarmi lo specchio. Lo ammetto, sarò drastica, sarò eccessiva, però è la verità, nel senso io mi guardo allo specchio, almeno i denti, ovviamente poi il resto lo guardo, però i denti li guardo strettamente per la pulizia, altrimenti no, non mi sorrido allo specchio la mattina, ecco, cerco di nasconderlo il più possibile, anche nelle conversazioni, o mi copro la bocca se mi viene proprio da ridere, oppure cerco di impostare proprio il movimento affinché si noti il meno possibile.
Comunque, devo dire la verità, credo di essere stata fortunatissima ad azzeccare il periodo, l'anno in cui metterlo, perché nella disgrazia del Covid, il fatto di essere stata chiusa in casa per mesi e il fatto di avere l'obbligo della mascherina adesso per andare in giro mi limita tantissimo il problema e il disagio. L'unica cosa che ovviamente facendo i video, masochismo. Scusate, mi sta andando via anche la voce perché sto dicendo cose che non dovrei dire per l'autostima. Comunque, sì, facendo i video tuttora continuo con i miei stratagemmi nascondi a parecchio che poi non funzionano perché la finisco per fare facce strane. Comunque, sì, non è appunto, ripeto, tanto il giudizio degli altri, anche perché se qualcuno mi dovesse dire qualcosa dico, ma uno, che te ne frega, due. È stata una mia scelta e rifarei, vi dico sempre questa, cioè io riprenderei, rimetterei sempre questo apparecchio, ero convintissima della mia scelta, lo sono tuttora. Devo purtroppo convivere con questo disagio che è una cosa causata da me, ma se devo mettere da una parte il disagio e da una parte la risoluzione di un problema grosso come quello che avevo, ovviamente tutta la vita scelgo la risoluzione del problema. Volevo toccare anche un attimo la questione soldi, di cui veramente dirò poco in realtà, perché è anche lì super soggettivo, dipende dal dentista da cui andate, dipende probabilmente anche dalla regione, zona geografica dove vi trovate, perché ci sono regioni che hanno costi, superiori e regioni che hanno costi inferiori. Poi dipende anche da quanto dovete tenere l'apparecchio, da quello che scegliete. Io vi posso anche dire che nel mio caso si paga ovviamente ogni mese, credo che quello lo facciano tutti, poi se uno sceglie di pagarlo in un'unica soluzione, credo sia possibile. Comunque io pago ogni mese, ma non ho una cifra precisa. Mentre so di altre persone che ovviamente fanno il preventivo, sanno che dovranno arrivare a quella cifra e pagano le rate per arrivarci, nel mio caso invece io pago proprio a visita. Quindi se lo tengo 15 mesi pago 15 mesi, se lo tengo 10 mesi pago 10 mesi. Questo è il succo del discorso. Dopo l'apparecchio metterò ovviamente le mascherine, che solitamente utilizzano tutti a fine trattamento, però le mie saranno modificate proprio in virtù del problema all'articolazione che vi devo dire ho già praticamente risolto. È stata una cosa fantastica perché il dentista tipo mi diceva che probabilmente non l'avremmo risolto subito con l'apparecchio e mi diceva anche che nel caso ci sarebbe voluto tempo. Invece tipo già dal primo mese e mezzo, il problema è quasi sparito, nel senso ogni tanto capita, però rispetto al prima di metterlo è fantastico perché non è più una cosa costante. Passo invece alla questione dolore. Anche qua è strettamente soggettivo, ma lo faccio per due motivi. Il primo perché effettivamente io non ero preparata, quindi se posso aiutare qualcuno lo faccio tramite la mia esperienza. E due perché voglio anche dire quali differenze ho notato rispetto all'apparecchio sopra e all'apparecchio sotto. Questa è una cosa che ho detto anche nello scorso video, sempre sull'apparecchio, ed è il fatto che a me avessero sempre detto che fa malissimo quando cambia gli elastici. Ora, non è assolutamente vero nel mio caso, perché poi per voi può essere, però nel mio caso quando mi cambia gli elastici non sento niente, cioè, proprio una cosa tranquillissima, oltretutto super veloce perché li cambia in 5 minuti, anzi meno di 5 minuti sicuramente. Però volevo dirvi, io ho avuto problemi i giorni seguenti. Allora, per quanto riguarda l'apparecchio sopra, devo dirvi la verità, io l'ho messo dopo pranzo, a cena ho mangiato tranquilla. Solo i 2 giorni a seguire ho avuto un po' di problemi nella masticazione. Quando masticavo un po' di dolore c'era, però comunque sopportabile, e la cosa bella è che su non ho avuto nemmeno problemi di graffi all'interno guancia, non ho dovuto usare la cera ortodontica, nulla di tutto ciò.
Invece, l'apparecchio giù è stato peggio. Ora, io questa cosa ve la dico perché ricordo che al mio tempo, e stiamo parlando di pochi mesi fa, l'ho cercato su internet, ho cercato, fa più male sopra o fa più male sotto, una cosa del genere. E nella mia esperienza personale ha fatto decisamente più male sotto, perché dopo averlo messo mi è servita tipo una settimana per tornare quasi normale. E tra l'altro giù veramente mi ha graffiato tantissimo l'interno guancia e lì ho dovuto utilizzare la cera ortodontica. Arriviamo invece a parlare della pulizia dell'apparecchio ortodontico, cosa utilizzo io, cosa non utilizzo, cosa secondo me è inutile, eccetera, eccetera. Allora, ho già accennato nell'altro video che era sicuramente il fattore che più mi preoccupava, cioè proprio abituarmi alla pulizia, capire come fare, stare attenta. Avevo paura che comunque l'apparecchio fosse fragile e che lavando i denti lo potessi staccare del tutto. In realtà no, non è così. Mi chiedevo se potessi passare sui bracket, eccetera, eccetera. Sì, e tra l'altro dovete anche un po' passarci sui bracket per pulirli bene. Perciò sì, potete utilizzare tranquillamente il classico spazzolino, lo spazzolino elettrico, ovviamente nel caso dello spazzolino elettrico, magari state attenti a non passare esattamente sul bracket, sarebbe meglio. Poi utilizzo degli scovolini, vi lascio il link nell'info box di quelli che ho preso su Amazon e poi ne ho preso degli altri da risparmio a casa. Allora, quelli che ho preso da Amazon sono perfetti per pulire i denti come se fossero degli stuzzicadenti, ecco, mi spiego così. Invece, quelli di risparmio a casa, che adoro, sono appunto delle spazzoline che voi passate proprio sotto il filo, in maniera tale da pulire ogni residuo rimasto sotto l'apparecchio. E anche quelli, ma assolutamente ve li consiglio. Cosa non vi consiglio invece? Allora, non vi consiglio lo spazzolino, credo che anche quello si chiami semplicemente spazzolino ortodontico, perché non ne trovo l'utilità, cioè perché comprare uno spazzolino apposito? Certo, se volete farlo, potete farlo tranquillamente, nessuno ve lo vieta. Però non ne vedo l'utilità perché potete pulirli tranquillamente appunto col classico spazzolino o con lo spazzolino elettrico. Quello ortodontico ha semplicemente la caratteristica di avere le setole centrali ben più corte rispetto alle altre, in maniera tale che se lo passate dritto vi pulisce nel frattempo bene i denti e anche i bracket. Però, boh, appunto, sarebbe una spesa in più. Poi non vi consiglio anche il super floss. Che cos'è il super floss? Sono dei fili interdentali già pretagliati che hanno una parte un po' più rigida che vi permette appunto di passare direttamente tra i denti. Nel mio caso, vi devo dire la verità, io ho provato col filo interdentale normale, semplicemente lo stacco, ne prendo un pezzo, poi come faccio? Lo faccio passare sotto il filo, sotto l'arco, poi lo infilo da dietro. Che spiegazione, va bene, brava Chiara. Comunque lo faccio passare da dietro e lo utilizzo normalmente. Poi come lo tolgo, ovviamente faccio un po' di attenzione a non tirare troppo e trarre via l'apparecchio. Però sì, il discorso è che potete utilizzare anche il filo interdentale classico. Ovviamente dovete trovare la strategia giusta, ma funziona. Poi altre cose, curiosità un po' sparse, vi volevo dire anche perché sono cose che mi sono chiesta io prima di mettere l'apparecchio. Allora, cosa si può e non si può mangiare? Allora, si può mangiare praticamente tutto, però dovete anche tagliare praticamente tutto, nel senso, io non mangio panini da quando ho messo l'apparecchio, quella è una cosa che mi hanno detto di non mangiare, a meno che io non mi metta lì a staccare pezzo per pezzo del panino e a mangiarlo così, però assolutamente morsicare così, il cibo è sconsigliatissimo perché rischiate veramente di staccare i bracket e anche lì si allungano i tempi, eccetera, eccetera. Sarebbe veramente una scocciatura. Tra l'altro, attenzione, una a non ingoiare i bracket qualora si stacchino e due a conservarli, perché se lo perdete, lo ingoiate o altro, dovrete ripagarlo. E i bracket sono cari, anche se è solo uno, comunque sono, cioè, è una spesa.
E quindi anche lì il mio dentista si è raccomandato, mi raccomando, se ti si dovesse staccare qualcosa, non ti preoccupare, però chiamami subito, perché quella è considerata un'urgenza, anche perché ovviamente se no poi l'apparecchio non lavora. E poi riportami il bracket, perché così te lo riattacco. Altra cosa, ho sentito varie persone che dopo aver messo l'apparecchio hanno avuto difficoltà a parlare, tipo avevano la papella. Nel mio caso non è successo, nel senso ho messo l'apparecchio e ho iniziato a parlare subito normalmente. Più che altro quando l'ho messo giù, ripeto, il problema stava nel fatto che avevo l'interno guancia graffiato, quindi parlavo un po' male, più che altro perché cercavo di evitare dei movimenti che infierissero sulle ferite. Concludo con un'ultima curiosità. Ho chiesto al mio dentista quanti fili, quanti archi dovessi cambiare. Per chi non lo sapesse, il filo, quello che passa tra i bracket, viene cambiato ogni tot di tempo e si passa da fili molto più sottili e flessibili a fili più rigidi. Ecco, il dentista mi ha risposto che non c'è un numero. Quella è una cosa ovviamente che va valutata di volta in volta, dipende dai problemi, eccetera, eccetera. Insomma, non si sa quando e come vi cambierà l'arco. Ok, bene, mi sembra di aver toccato più o meno tutti i punti che mi ero prefissata. Fatemi sapere invece se avete voi qualche altra curiosità, qualche domanda, insomma, chiedetemi veramente tutto quello che vi passa per la testa, tanto lo sapete che anche io non vi faccio problemi. Detto ciò, vi ringrazio per aver visto il video. Scusate se era lungo, non lo so, scusate se ho parlato a vanvera, ma non mi ero preparata niente. Spero comunque che il video in qualche modo vi sia stato utile, questo era l'obiettivo primario. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Iscrivetevi!